Ciao, nel video di oggi andiamo a realizzare insieme delle scarpine per bebè all'uncinetto con la suola in eccopelle e panolenci. La suola della parte esterna è in eccopelle e la parte interna sarà il panolenci. Per realizzare la suola dovete andare nella descrizione del video, perché là trovate il link per scaricare il cartamodello che io ho realizzato a mano per una taglia da 0 a 3 mesi. Queste scarpine sono veramente facili da realizzare. Si lavoreranno semplicemente a maglia bassa, ma essendo che hanno la suola in eccopelle, con questo metodo danno quel tocco un po' particolare, e posso dirvi anche che con questo metodo potete realizzare anche i fondi per le borse, ma questo forse in un video tutorial futuro ne parleremo meglio. Detto ciò, possiamo passare al tutorial. Per la realizzazione delle scarpine avrete bisogno del cartamodello, un pezzo di eccopelle, poi un pezzo di panolenci, un aggeggio appuntito per forare la suola e due misure di uncinetto. Il più sottile è di 1,30 mm, voi potete utilizzare anche uno più sottile, andrà benissimo, e quello con cui lavoreremo sarà da 2,5 mm. Poi avrete bisogno di un filato che richiede l'utilizzo di ferri da 3 mm e, per come dicevo, noi lavoreremo con 2,5 mm l'uncinetto, e poi tre marker e un po' di nastro bioadesivo che ci aiuterà ad incollare praticamente il panolenci all'eccopelle, affinché tutto rimanga fisso, i bordi siano pari quando andremo a forare con l'aggeggio appuntito per creare i forellini per poter prendere il filo e lavorare la scarpina. Dopo aver ritagliato il vostro cartamodello, lo andate ad appoggiare sopra il panolenci, esattamente in questo modo, e andate a ritagliare il tutto senza lasciare nessun margine, ok? E fate lo stesso anche per le eccopelle. Dovete ritagliare due pezzi di eccopelle e due di panolenci. Fatto ciò, prendete una striscia di nastro bioadesivo e la andate ad incollare sul retro delle coppelle, nel centro, esattamente come lo vedete. Dopodiché io vado a staccare la carta, prenderò il panolenci, starò attenta perché questo lato è un po' più dentro, si vede, no? E qua è più dritto, per cui starò attenta a questo. Ok, così tutto sarà stabile. Fatto ciò, possiamo andare a forare. Inizierò dal dritto, per cui per forare non vi posso dire esatto quanta distanza lascerò. Vediamo, da sopra lascerò circa 3 mm lascerò da sopra, e inizierò dalla parte più sottile. Vedete, questa è la parte più larga, che sarà la punta della scarpina, e questa è la parte di dietro, e inizio a forare da questo punto, per cui scendo di circa 3 mm, ok, e vado a forare. Mi raccomando, attenti a non farvi male, e mi fermo così. Dopodiché provo a seguire ovviamente la linea in questo modo, e tra ogni forellino in parte lascerò circa, anche qua, circa 3-4 mm, dipende, circa 3 mm. Non sarò molto attenta, ma farò sì che non ci sia che questi forellini non siano né troppo vicini ma né troppo lontani tra di loro, e non li vado a contare, perché conterò dopo che aggiungerò il filo, visto che dovrò avere circa 46 maglie, ma nel caso in cui mi ritrovo con meno maglie o più maglie, in quel momento, nel primo giro di maglie basse, farò o un aumento o una diminuzione, dipende quello che mi serve per arrivare al numero di 46 maglie. Ok, io vado così, in questo modo, piano piano. Ovviamente state attenti a non lasciare troppo spazio. Ok, io vado avanti così tutto intorno e ci vediamo dopo. Finito di forare tutto intorno, la suola deve essere in questa posizione, qua è la parte più stretta, nella parte praticamente della parte di dietro della scarpina. Inizieremo la lavorazione proprio da questo punto, dalla parte centrale, ok? Entrerò con l'uncinetto, quello più sottile, da 1,30 mm, prendo il filo con cui sto lavorando, il mio è un 100% di cotone, e lo passo dentro questo forellino, ok? E vado a fare praticamente una catenella. Mi raccomando, non stringete troppo il filo. Dopodiché, man mano che vado avanti a fare delle maglie basse, mi porto anche la codina dietro per nasconderla. Vado nel prossimo forellino, vedete, entro, ok, e vado a fare una maglia bassa. Poi, nel caso in cui per sbaglio avete lasciato una distanza troppo grande tra due forellini, in quel momento potete lavorare due maglie basse nello stesso forellino, ok? Affinché le coppelle non stringa in questo modo, ma comunque vi rendete conto man mano che andate avanti con la lavorazione. Ma comunque tenderà un po' a stringere, ma le coppelle è un po' elastica, per cui basterà tirare un po' e vedete se il tutto si sistema. Ma questo io ve lo dico a voce, ma con la pratica, facendo direttamente, vi renderete conto voi stessi. Ok, vedete? Il tutto va così. Qua si vede che non ho forato molto bene il panolenci. Vedete, per adesso tutto è dritto, le coppelle non stringe. Vedete, tende un po' a rialzare qua, però basterà tirare un po', ok? E vedete, tutto diventa piatto. Perfetto, adesso io vado avanti così tutto intorno facendo maglie basse. Ci vediamo alla fine di questo giro. Io non lo vado a contare come primo giro, lo andremo a contare in seguito. Una volta arrivata alla fine andrò a contare le maglie e poi nel giro successivo, se ho 46 maglie, in quel momento andrà benissimo, ma se ne ho meno, in quel momento farò qualche aumento, se ho di più farò qualche diminuzione. Perfetto, ho finito di lavorare tutto intorno e contando le maglie ho notato che ci sono più di 46 maglie, per cui dovrò fare qualche diminuzione, ma nel caso in cui voi avete meno, per come dicevo, dovete fare qualche aumento per arrivare al numero 46. Per chiudere il giro prendete l'uncinetto da 2,5 mm, perché da ora in poi lavoreremo con questo numero. Entrerò nella prima maglia e farò una maglia bassissima. Poi inizierò il conto dei giri da questo punto in poi, perché ne dobbiamo fare 4 giri di maglie basse. Il primo giro andrò a lavorare la maglia bassa prendendo soltanto la barettina nella parte di dietro, ma iniziamo facendo le 2 catenelle. Queste 2 catenelle non fanno da maglia bassa, ma faranno semplicemente da riempimento, per cui entrerò nella maglia dove partono le 2 catenelle prendendo soltanto la barettina e farò una maglia bassa. Poi vado avanti così tutto intorno. Adesso vi faccio vedere come diminuire. Ok, adesso vado a fare la prima diminuzione, per cui farò una maglia bassa che non andrò a chiudere, come quando faccio una maglia bassa senza chiuderla praticamente. Dopodiché passo nella prossima maglia, prendo il filo e mi fermo, e adesso ne avrò 3 maglie sull'uncinetto e passo il filo tramite queste 3 maglie, e così ho fatto la prima diminuzione. Andate a fare le diminuzioni, il numero di diminuzione che richiede per arrivare al numero 46. Poi, per fare l'aumento, nel caso in cui avete meno maglie e dovete aumentare, in quel momento lavorate 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Ok, io vado avanti così tutto intorno e ci vediamo alla fine di questo giro. Ed eccomi arrivata alla fine del primo giro, e andiamo a chiudere entrando con l'uncinetto nella prima maglia bassa, per cui ignorate le 2 catenelle iniziali, facendo una maglia bassissima. E questo è stato il primo giro, ne dobbiamo lavorare ancora 3, e ogni giro inizierà con le 2 catenelle. Ricordatevi che queste non vanno contate, per cui la prima maglia bassa andrà fatta esattamente dove partono le 2 catenelle. E stavolta le maglie basse si lavoreranno normalmente. Entrate normalmente con l'uncinetto così. Ok, andate avanti così fino alla fine del giro, dopodiché chiudete ogni giro in parte esattamente come il primo, entrando con l'uncinetto nella prima maglia bassa, e fate una maglia bassissima. Ok? Adesso andate avanti così per i prossimi 3 giri e ci vediamo dopo per le diminuzioni per la punta. Ed eccomi, ho finito di lavorare per un totale di 4 giri. Adesso è arrivato il momento di occuparci della punta, per cui faremo delle diminuzioni. In questo momento subentra in gioco i 3 marker di cui vi avevo parlato all'inizio. Per trovare il centro della vostra scarpina, che ormai è in fase di crescita, dovete posizionare il tutto esattamente come lo vedete, ok? Dopodiché piegate il tutto in questo modo, ok? E qua si vede tranquillamente quale sarà il centro. Questa è la maglia centrale, e vado ad aggiungere il primo marker, che è quello più importante, ok? Poi da questo marker di questo lato andrò a contare 7 maglie, per cui vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nella settima aggiungerò un secondo marker, e farò lo stesso anche dall'altro lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, qua c'è il marker centrale, e dal marker centrale dovete avere 7 maglie da ambedue i lati. Adesso andiamo a lavorare normalmente a maglia bassa fino ad arrivare al primo marker, per cui faccio le 2 catenelle, e maglie basse. Ok, andate avanti così fino al primo marker e ci vediamo dopo. Ed eccomi arrivata al primo marker, che vado a tirar via per fare la prima diminuzione, e vado ad entrare con l'uncinetto come quando faccio una maglia bassa e mi fermo. Dopodiché vado nella prossima maglia di base, mi fermo e passo il filo tramite tutte le 3 maglie che si trovano sull'uncinetto. Dopodiché riaggiungo il marker nella posizione di prima praticamente, ok? Perché ne dobbiamo fare dopo un altro giro di diminuzioni, e i marker ci faranno la guida. dopodiché fino a una maglia vicino al marker centrale continueremo con delle diminuzioni, ok? Ne dobbiamo fare un'altra diminuzione, passiamo tramite tutte e tre, ancora un'altra. Praticamente abbiamo fatto 3 diminuzioni. Adesso le prossime 3 maglie di base, tra cui c'è la maglia centrale dove si trova il marker, queste 3 maglie le lavoreremo insieme per fare una diminuzione. Però avete visto che qua le diminuzioni si sono fatte lavorando 2 maglie insieme, invece qua nella parte centrale ne lavoreremo 3. Per cui tirate via il marker e entrate con l'uncinetto come prima praticamente, però entreremo nelle 3 maglie successive, ok? La seconda e poi nella terza. E adesso abbiamo 4 maglie sull'uncinetto, passiamo il filo tramite tutte queste 4 maglie, ok? E rimettiamo il marker. Dopodiché facciamo delle diminuzioni lavorando 2 maglie insieme praticamente fino al marker, con la maglia del marker inclusa ovviamente, ok? Questa è una diminuzione, ne dobbiamo fare 3. Poi l'ultimo, tiriamo via il marker e 2, ok, chiudiamo e rimettiamo il marker al suo posto. Dopodiché continuiamo a lavorare a maglia bassa fino alla fine del giro normalmente, ok, senza nessun genere di diminuzione. Andate avanti così, poi chiudete il giro come al solito entrando con l'uncinetto nella prima maglia bassa facendo una maglia bassissima. Iniziamo la lavorazione del sesto giro, però man mano che andate avanti con la lavorazione infilate le dita dentro e tirate, sistemate la suola, ok? E le maglie nello stesso tempo affinché tutto sia dritto nella parte di sotto. Iniziamo sempre con le 2 catenelle iniziali e facciamo delle maglie basse fino al primo marker. Ed eccomi arrivata al primo marker, lo vado a tirar via perché andiamo a fare una diminuzione lavorando 2 maglie insieme praticamente. Passiamo il filo tramite tutte e 3, dopodiché adesso il marker non lo rimettiamo perché dobbiamo chiudere, tiriamo via anche il marker centrale e le prossime 3 maglie andranno lavorate insieme facendo sempre una diminuzione, per cui entro con il filo e mi fermo, vado nella prossima che sarebbe la maglia centrale e mi fermo, dopo vado nella prossima ancora e mi fermo, così mi ritrovo con 4 maglie sull'uncinetto e passo il filo tramite tutte queste 4 maglie. Dopodiché vado a fare l'ultima diminuzione lavorando 2 maglie insieme, ok? Dopodiché fino alla fine del giro lavoro come sempre a maglia bassa, chiudete il giro facendo una maglia bassissima entrando con l'uncinetto nella prima maglia bassa di questo giro. Dopo aver chiuso il giro dobbiamo andare a tagliare il filo, per cui andrò a fare una catenella e taglio il filo lasciando una codina, ok? Dopodiché sfilo il tutto così. sistemate la scarpina. Ok, vedete, ormai siamo a buon punto, ma ci rimane da realizzare la barrettina che si trova in questo punto, per cui andate a fare un cappio e poi la scarpina dovrà essere in questa posizione ed entreremo con l'uncinetto. Praticamente questa è la prima diminuzione, praticamente ci sono 4 qua, 1 2 3 4, ok? Dovete tener conto di queste diminuzioni che noi abbiamo fatto nell'ultimo giro. Entrerò con l'uncinetto praticamente nella maglia prima, ok? Prendo il filo e faccio una maglia bassissima, ok? Dopodiché faccio 4 catenelle, 2 3 4, giro il lavoro in questo modo, ok? La punta deve essere verso la destra in questo momento, e vado ad entrare con l'uncinetto praticamente nell'ultima maglia prima della diminuzione, ok? Qua ci sono 4, 1 2 3 4, per non sbagliare contate sempre, ok? 1 2 3 4, e qua sarebbe l'ultima maglia in cui non c'è la diminuzione, e faccio una maglia bassissima. È importante stare attenti a questo punto affinché la barrettina sia dritta e non storta. Ve la faccio vedere adesso, ok? 1, si vede qua, 1 2 3 4. Queste maglie non vanno intaccate. Dopo aver aggiunto con le 4 catenelle con una maglia bassissima, andiamo a fare una catenella, mettiamo il lavoro in questa posizione e andiamo a fare 4 maglie basse dove si trovano le 4 catenelle, ok? Per cui entrerò con l'uncinetto nella prima catenella. Io l'ultima l'ho lavorata un po' stretta e si fa un po' fatica, ok? E vado a 1 2 3 e 4 nell'ultima qua, ok? Dopodiché mi vado ad agganciare nella prossima maglia, ok? Qua è dove abbiamo entrato, ci siamo agganciati con il filo, praticamente entrerò nella prossima, quella accanto, e farò una maglia bassissima, ok? Dopodiché faccio una catenella per svoltare e faccio altre 4 maglie basse, ok? Qua è la catenella, io vado nella prossima maglia, 1 2 3 4, ok? E chiudiamo, perché dobbiamo agganciarci nella prossima maglia. Qua è dove ci siamo agganciati la prima volta, andiamo nella prossima e facciamo una maglia bassissima, ok? E il tutto per adesso si presenta così, ma dobbiamo fare un ultimo giro tutto intorno di maglie bassissime, ok? Per cui vado nella prossima maglia e farò una maglia bassissima. Mi raccomando, la tensione del filo non deve essere troppo stretta, e se volete ricordarvi dove avete iniziato aggiungete un marker, ok? Io aggiungerò in questo punto un marker. Dopodiché vado in ogni maglia di base tutto intorno fino ad arrivare al marker, ops, così, Quando arrivo qua alla fine, vedete la codina, me la porto dietro così la nascondo nello stesso tempo. Andate avanti così fino alla fine di questo giro. Poi quando arrivate in questo punto dove c'è la giunzione, ok, entrate con l'uncinetto in tutti e due i punti che trovate qua e qua, ok, affinché non ci sia affinché tutto sia pari, ok. Andate avanti così e ci vediamo dopo. Sono arrivata alla fine di questo giro che sarebbe l'ultimo. Tiro via il marker, dopodiché vado a tagliare il filo abbastanza lungo e vado a tirare a sfilare il filo in questo modo. Dopodiché, per come vedete, non ho fatto nessuna catenella come ho fatto da questo lato quando ho tagliato il filo, perché non voglio che si veda, praticamente deve avere la forma di una maglia bassissima. Per cui prendo il l'ago e vado a nascondere il filo passandolo qua dentro, ok, e il tutto sarà così e non si noterà neanche che qua c'è il taglio del filo. Ed ecco, ho preso l'ago ed entrerò qua dentro, tiro, dopodiché vado sul rovescio e lo vado a nascondere. Fate lo stesso anche per le altre codine che avete. Ok, io vado a sistemare il tutto. Ok, tirate, dopo sistemate la punta, la parte di sotto, ok, per ottenere questo. Io ho già una seconda in cui ho aggiunto anche delle perline, il tutto sarà così. Per cui qua in questa barrettina potete aggiungere quello che vi piace o potete lasciarlo anche così. Per cui noi per oggi abbiamo finito, mi raccomando ne dovete fare 2 e saranno così. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile, se avete delle domande fatele pure nella sezione commenti. Io con questo vi dico alla prossima, ciao ciao!